Queste sono le Hoka Max 6, rappresenta una scarpa veloce, reattiva, leggera, flessibile, ma nulla è gratis e per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 235 grammi, il solito drop 5, 37 mm nel tallone, 32 mm nell'avampiede, struttura barchetta, utilizza una mescola super critica in EVA e al tempo stesso un battistrada davvero molto resistente nonostante sia super sottile. Tra l'altro oggi giornata splendida per andare a correre, invece io sono andato sul vulcano pure senza il coniglio, questa scarpa full disclosure l'ho comprata con i proventi dei Coffee e soprattutto ci ho corso più di 150 km quest'estate. Ecco, comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato e soprattutto questo video non è stato visto da nessuno prima di essere qui. La tomaia in jacquard mesh, come direbbero i francesi, è soprattutto molto traspirante, secondo me davvero durevole, utilizza una linguetta a soffietto che vi consente senza nessun problema di tenere il piede assolutamente ben saldo alla scarpa stessa. Lo spazio nell'avampiede è limitato perché effettivamente questa scarpa è pensata per correre velocemente e questa cosa potrebbe creare ad alcuni dei problemi filosofici, ad altri invece è assolutamente adatta perché vi consente di sprigionare tutta la vostra energia. Due caratteristiche dei lacci sono corrugati ma non zigrinati, al tempo stesso comunque vi consentono di allacciare la scarpa in maniera davvero precisa grazie a una fantastica allacciatura con i 5 occhielli. Una delle cose da considerare è che sono lunghi il giusto e soprattutto anche se le tirate davvero all'infinito avrete comunque un bloccaggio del piede perfetto. Poi, come si suol dire, il diavolo è nel dettaglio, questo nastrino in effetti consente davvero di avere l'allacciatura perfetta in casa Hoka. A livello di numero suggerisco comunque lo stesso numero, a meno che abbiate problemi di spazio nell'avampiede, perché questa scarpa comunque calza tra virgolette a calzino. Ho amato anche il fatto che la linguetta sia, come ho già detto, a soffietto, ma che al tempo stesso abbia davvero un cuscinetto nella parte superiore, quindi la potreste effettivamente allacciare a piacere. Io non lo farò perché nei prossimi giorni riprenderò a correre. Ho amato poi anche il fatto che abbia una ventilazione incredibile questa linguetta, cosa difficile da capire se non la toccate in maniera comoda e confortevole. Il tallone poi è assolutamente spartano perché di solito nelle scarpe da gara viene tolto, ma in questo caso è stato lasciato. La conchiglia è assolutamente rigida, ma al tempo stesso questa struttura con questo rinforzo per il tendine d'Achille potreste effettivamente correre in maniera veloce e al tempo stesso stabile. La stabilità di questa scarpa è poi garantita dalla conchiglia stessa, dal fatto che l'estensione sia quasi fino al mezzo piede, ma soprattutto dal fatto che utilizza una mescola in EVA super critica che effettivamente vi consente di correre davvero velocemente, quasi sul cuscino, ma al tempo stesso questa scarpa non è davvero instabile per questa costruzione. Da notare poi che la stabilità è anche garantita dal fatto che la rigidità torsionale è assolutamente molto buona, cosa che vi consente di correre davvero in asse. E qui veniamo a un aspetto molto interessante, la durata di questa scarpa, soprattutto nell'intersuola, ma anche nel battistrada, è incredibile perché l'utilizzo dell'EVA supercritica consente di correre molto velocemente al tempo stesso che il degradamento della mescola è effettivamente inferiore. Poi è chiaro che essendo una scarpa da gara vorreste utilizzarla al massimo, al meglio, però sicuramente la potreste portare 600 km per allenamenti intensi e poi anche qualche chilometro in più per corse abbastanza lente. Tra l'altro sarebbe morbido se vi iscrivete al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose, però questo non lo assicuro perché tutto qui è ora. Una domanda che ci si potrebbe porre è se utilizza una doppia mescola come nel modello successivo. In realtà sembrerebbe di no, guardando il durometro sembra che la durezza della scarpa sia effettivamente la stessa, solamente però per dare una sensazione estetica di velocità sono state aggiunte delle piccole ali. Che poi se ritenete che mangiare una panna anche senza zucchero oppure correre con una scarpa con la piastra in fibra di carbonio sia un peccato mortale, sicuramente questa Mach 6, che
è davvero molto flessibile, potrebbe essere una soluzione ideale perché al tempo stesso vi consente di correre velocemente e non avere problemi di rigidità eccessiva. Ritengo poi che la struttura barchetta e l'intersuola davvero parecchio stabile vi consenta di correre in maniera piacevole anche se atterrate di tallone, nel caso in cui vogliate sostituire la soletta, che è molto premium, con dei plantari personalizzati, questa cosa la potreste fare davvero sicuramente, perché il peso di questa scarpa senza la soletta è davvero limitatissimo. Che poi, come direbbe qualcuno, la soletta è forellata. Questa scarpa secondo me è adatta al podista amatore che pesasse meno di 75 kg, ma forse anche 70 kg, e che volesse correre davvero velocemente. A livello di ritmi la suggerisco fino a 3 al chilometro, è effettivamente una scarpa che vi consente di correre davvero velocemente, ovviamente dovete avere il motore. A livello di distanze, secondo me la limitazione è legata al fatto che nell'avampiede sia davvero stretta, e quindi la suggerisco solamente fino alla mezza maratona. Penso che però per correre 10 km e fare una gara questa potrebbe essere una soluzione ideale. Da notare poi, per chi appoggiasse di tallone, che il tallone è molto arrotondato rispetto al modello successivo, forse molto di più, e soprattutto che c'è una segmentazione nella parte mediale, cosa che consente di smorzare le forze. Bonus point: non c'è, per chi appoggiasse veramente di tallone, un battistrada nella parte più esterna, cosa che vi consente di apprezzare davvero l'appoggio sul cuscino. Se poi accettate il compromesso che la scarpa è davvero molto stretta nell'avampiede, potreste utilizzarla anche per correre lentamente, perché effettivamente grazie all'appoggio, alla quantità di gomma presente nel tallone ma anche nell'avampiede, potreste correre in maniera stabile anche a 5-30 km. Se nel modello 4, quindi solamente due modelli fa, il battistrada era il tallone d'Achille di questa scarpa, ora è davvero un vantaggio competitivo, perché è molto durevole, al tempo stesso è comunque leggera, sottile, e dopo tantissimi chilometri, anche per il sottoscritto che tende a strisciare il piede soprattutto nella parte posteriore, questa gomma resta comunque durevole e al tempo stesso la trazione è assolutamente buona, anche se ovviamente è suggerita per correre in strada e soprattutto in pista. Inoltre il design del battistrada è davvero molto simile a quello delle Cielo X1, che hanno dei piccoli fori all'interno del battistrada stesso per offrire una buona trazione. Secondo me la trazione è sicuramente buona, migliorata rispetto ai modelli precedenti, ovviamente non la suggerirei per correre con la pioggia. Nel mio servizio Coffee, metto il link qua sotto nel caso vi interessi, servizio di qualità, suggerisco poi una rotazione in casa Oca. Effettivamente, se voleste, in realtà è alternativa, prendere qualcosa di più aggressivo, nonostante la piastra sia comunque particolarmente piacevole e non aggressiva, prenderei le Oca Mach X2, che nei prossimi giorni recensirò, che hanno come caratteristica il fatto di essere più alta nel tallone ma anche nell'avampiede, e con una mescola molto più nobile, cosa che vi consente di correre sicuramente più velocemente, anche se effettivamente questa scarpa è un po' meno stabile. Se poi cercaste la creme della creme, che si associa pure con il Coffee, suggerirei le Rocket X2, che sono sicuramente molto più rigide, effettivamente non si piegano nell'avampiede e al tempo stesso hanno una mescola davvero super nobile, molto morbida. Nel caso in cui appoggiaste di tallone potrebbe essere una soluzione ideale, ma anche, perché no, correndo di avampiede ho visto a Berlino davvero tantissimi podisti che hanno corso sicuramente sotto le 2:30 senza nessun problema. Da valutare poi il fatto, e non sono tutte rose e fiori, che questa scarpa è davvero molto stretta, e quindi a chi avesse un piede assolutamente non affusolato potrebbe non amare una scarpa di questo tipo. In questo caso suggerirei di utilizzare la sorella gemella, che però non è del marchio Oca. In secondo luogo, e credo che io possa concordare, alcuni ritengono che questa scarpa sia leggermente troppo secca, anche se effettivamente correndo velocemente non avrete questa sensazione, ma se andate a 5:30 forse qualcosa di più morbido potrebbe essere suggerito. In conclusione, ritengo questa Oca Mach 6 rappresenti una scarpa che può essere utilizzata per correre 10 km sotto i 35 minuti, ma anche sotto i 40, grazie alla flessibilità, alla reattività
della intersuola, chiaramente ha un difetto congenito legato al fatto che l'avampiede è particolarmente stretto, quindi però potrebbe essere adatta alle donne che volessero correre velocemente. Mi è piaciuta tantissimo, poi è chiaro che ci sono delle soluzioni migliori, ma tutto dipende dal vostro ritmo e soprattutto da quello che cercate. La scarpa è soltanto uno strumento, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima.